La dottoressa Roberta Amanti è il coordinatore del gruppo diabete e fegato che da poco è stato istituito come gruppo di studio. Qual è lo scopo di questo nuovo gruppo? Scopo di questo gruppo è aumentare la sensibilizzazione di tutti i diabetologi, di tutta la comunità scientifica diabetologica nei confronti di una condizione clinica che ha un elevatissimo impatto sulla popolazione generale, ma ancora di più sulla popolazione diabetica. E il nostro obiettivo è proprio cercare di aiutare il diabetologo nella presa in carico e nella cura corretta del paziente con, si definisce MASLD, cioè quella forma di epatopatia legata all'ambito metabolico che avvicina il nostro paziente anche in termini di rischio a quel rischio cardiovascolare, cardiorenale a cui noi siamo abituati a pensare, ma lo dobbiamo pensare anche in questa tipologia di paziente. E quali sono le progettualità per il prossimo biennio? Beh, il nostro obiettivo è innanzitutto aumentare la conoscenza cercando di fare un corso proprio pratico con anche delle nozioni in termini di diagnostica e quindi di screening anche della popolazione seguita nei nostri ambulatori affetta da MASLD, aumentare e implementare la compilazione della cartella clinica con gli elementi che servono per valutare sia la presenza della patologia epatica, sia il rischio in seguito al grado della patologia che si correla con questo quadro e aiutare tutti i diabetologi, supportarli nelle scelte terapeutiche corrette che ci possono portare proprio a cambiare la storia naturale dei pazienti con MASLD. Grazie.